55 语言扫描的在线支持。Fantastico, pazzesco, eh? Ciao ragazzi e bentornati qua in un nuovo unboxing sul mio canale YouTube. Sono arrivati un pochino di cose da provare e da testare, alcune le proveremo già direttamente durante questo video e quindi non attendiamo oltre. Andiamo ad aprire il primo pacchetto e questa volta partiamo dal più grande. Oh, eccoci qua col primo pacchetto e l'avete già visto dall'inquadratura frontale, stiamo parlando di un proiettore. Hove Wood, non so esattamente se si pronunci così, un proiettore che dovrebbe essere a memoria Full HD, vediamo se sono scritte le specifiche qua sulla scatola. Sì, esatto, qua potete già trovare qualche specifica, in realtà poche, o meglio solo il produttore, che naturalmente è cinese, forse di qua. No, nemmeno di qua ci sono le specifiche, ma confidiamo che siano all'interno della confezione, comunque mi pare proprio che sia almeno Full HD, e che ci sia la possibilità con la rotellina di andare a regolare l'inquadratura e il fuoco. Andiamo a vedere però cosa c'è all'interno della confezione. Allora, come prima cosa qui abbiamo un telo. Ah, perfetto, questo è già il telo che potete quindi appendere per proiettare l'immagine. Invece qua troviamo il libricino, lo mettiamo da parte, e il nostro bel proiettore, oltre che tutta una serie di cavi. Allora, togliamo la scatola. Tolta la scatola, allora abbiamo un telecomando, eccolo qua, il nostro bel telecomandino. Andiamo a vedere se per caso ci sono già anche delle batterie, ma non credo, sentendo il peso. Comunque un telecomandino abbastanza semplice e direi che qua le batterie non ci sono, infatti tripla A, ma ce le ho e quindi andremo a testarlo tra poco. E poi abbiamo il cavetto di tipo HDMI, abbiamo il nostro bel alimentatore, cavo per alimentatore, e abbiamo anche poi la tripla uscita nel caso ci siano, abbiamo a casa connessioni senza HDMI oppure vogliamo collegare l'audio in maniera separata. Andiamo a vedere però il proiettore vero e proprio. Allora, eccoci qua col nostro proiettore, anzi prima di tutto vado a spostare un attimo queste cose. Eccoci qua, lasciamo il nostro libricino di istruzioni sul fianco, però il proiettore di per sé mi sembra abbastanza importante, anche abbastanza pesante. Eccolo qua, guardate che bel proiettore, abbastanza grande devo dire veramente. Qua abbiamo tutte le classiche scritte, qua abbiamo il coperchio per la lente, eccola qua. Coperchio per la lente, qua abbiamo il sensore per il telecomando, come vi dicevo c'è la rotellina per mettere a fuoco, qua abbiamo i pulsantini, qua a fianco abbiamo tutta una serie di ingressi, guardate che bella roba però, ce ne sono un sacco di ingressi, abbiamo HDMI, anzi forse dovrei ruotarlo così, abbiamo l'HDMI, ben due, abbiamo una presa USB, AV, cuffie e anche un ingresso per la micro SD, quindi mettiamo il caso, se volete salvare dei video o dei film all'interno di una micro SD potete metterli anche qua all'interno. Qua come vi dicevo abbiamo il manualetto per le istruzioni, vediamo se c'è anche italiano, così facciamo tutti quanti contenti. Sì, controlli del telecomando, quindi c'è anche l'italiano, c'è, diciamo, viene detto come posizionarlo a soffitto, le varie connessioni da fare, e possibilità di connessione anche via Bluetooth. Quindi direi che è abbastanza completo, sapete che c'è, come vi dicevo, vado a connetterlo a qualcosa e andiamo a provarlo, così facciamo già una veloce considerazione durante questo video. Vi racconto un attimo le prime impressioni di questo bel aggeggio. Allora, innanzitutto, vabbè, comodissimo che abbiate tutti i tasti qua, ovviamente come vi dicevo qua serve a correggere sia l'errore del trapezio che anche a, insomma, aggiustare il fuoco. E non c'è il fuoco automatico, ma questo penso che sia nella norma. E niente, qua vi faccio vedere, essenzialmente adesso deve essersi spento, sì, avevo attaccato qua l'uscita HDMI, adesso è ripartito col solito video di test. Vedete che qua, appunto, andando a toccare, in questo modo potete andare a effettuare la regolazione del fuoco, mentre così andate a correggere l'errore del trapezio. Ecco, quello che ci tengo a farvi vedere però è, guardate, questo è un Full HD vero, perché
Qua sto replicando più o meno le dimensioni di un 70 pollici, 80 forse, però si vede alla grandissima, veramente una gran risoluzione. Probabilmente dalla fotocamera frontale si vedrà così, perché sono illuminato io, insomma, dalle varie luci, quindi anche la stanza è mediamente illuminata, però vi assicuro che si vede veramente alla grande. Ovviamente con il telecomandino potete andare nel menu, adesso blocco un attimo, con questo andate nel menu, avete le varie opzioni, tra cui le varie regolazioni dell'immagine, del suono, varie cose sul tempo, ma soprattutto quello che volevo farvi vedere, source, eccolo qua, vedete che avete sia l'ingresso AV che due HDMI, che anche il Miracast. Ecco, se andate sul Miracast potete andare a vedere i vari metodi in cui andare a trasmettere, però vedete che la risoluzione si abbassa a 720p. Quello che sentite, il rumore di sottofondo, evidentemente è dato proprio da lui, perché è un po' rumoroso. Ecco, questo è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione, un po' negativo, la ventola si sente, e qua vi spiegano come effettuare la visione, diciamo, partendo eventualmente sia con Android che il classico, insomma, mirroring che si fa con il telefono. È un po' più complesso farlo con Apple, perché bisogna, non basta solo andare a cliccare duplica schermo, ma bisogna effettivamente proprio andare a cliccare prima a collegarsi al wifi che genera lui, e successivamente poi andare a duplicare lo schermo. Vi faccio vedere nuovamente un'immagine, la mia classica immagine di test, torniamo su HDMI1, adesso si riconnette e niente, però sono veramente contento, vedete che sotto c'è il 1080p a 60Hz, quindi ottimo, però un gran bel prodottino, veramente per qualità dell'immagine mi sento di straconsigliarvelo. E naturalmente qua sotto poi io vi lascio il link per l'acquisto. Oltre al proiettore però sono arrivati altri pacchi interessanti. Questo qua è piccolino e francamente non mi ricordo in nessun modo cosa c'è al suo interno. Solita apertura facilitata di Amazon, dei pacchetti di Amazon. E qui cosa abbiamo? Ah, ok, qui abbiamo un prodotto veramente particolare. Questo è un lettore essenzialmente di testo, che voi passate sul testo e automaticamente non solo ve lo legge, ma dovrebbe anche tradurvelo. Se è particolarmente interessante, di questo ci farò un video dedicato, magari insieme ad altri accessori, adesso valuterò il da farsi. Però se funziona bene, secondo me è meritevole, perché è vero, magari i suoi utilizzi sono relativamente pochi, ma per alcune persone nello specifico potrebbe essere tutto sommato interessante, anche perché ormai, insomma, il Covid sta un po' scemando e quindi potrebbe essere che qualcuno torni a viaggiare. Però facciamo le nostre prime considerazioni intanto sulla costruzione. Molto bello, esterno in alluminio, c'è la sua pellicolina. Qua in teoria andiamo a effettuare l'accensione, vediamo, sì, non mi sbaglio, un bel display, togliamo anzi la pellicolina così lo vediamo meglio, lo appoggiamo qui e andiamo a vedere cos'altro c'è all'interno della confezione. Tra l'altro dovrebbe essere possibile anche senza avere nessun tipo di connessione, quindi in teoria funziona anche offline. Allora, vediamo se troviamo altre cose. Mi sembra che qua ci siano i manualetti, sicuramente c'è un cavo di ricarica, molto bene che sia di tipo C, vedete che c'è la tipo C, ottimo. E poi c'è qualcos'altro qua all'interno, vediamo se riesco a estrarlo. Ah, c'è la sua pochette per il trasporto, che male non fa, eccolo qua. Quindi molto bene, questo dovrebbe essere proprio il suo. Tanto andiamo a vedere qua, c'è italiano, vediamo cosa succede. E beh, nella confezione in realtà non trovate niente altro oltre al manualetto di istruzioni, e confido che sia anche in italiano, ma se non in italiano comunque poco male, lo traducete con lui. Eccolo qua, comunque vedete che, però guardate che ampio display, è veramente ottimo, perché si legge tutto. Scansione del testo, vediamo se funziona, prova la scansione in verticale, facciamo un test in velocità. Quella fantastico, guardate, mi ha già letto il testo, adesso mi sta facendo...
Ok, mi ha anche fatto una traduzione, cioè mi ha letto il testo, ma... Fantastico, pazzesco, eh? Guardate come mi ha già tradotto, incredibile. Ora, è solo un test veloce, ma devo dire che mi ha già abbastanza stupito. Niente, andiamo a spegnerlo. Molto rapido anche nell'esecuzione dei comandi, davvero un gran bel prodottino. Vi lascio qua sotto il link se siete interessati all'acquisto, ma avete visto come veramente sono bastati 10 secondi per farlo funzionare e farlo funzionare correttamente. Andiamo ad aprire il prossimo pacchetto. Allora, eccoci qua con il terzo pacchettino di oggi, ne avremo 4 in tutto. E questo pacchettino, se non sbaglio, mi arriva da un'azienda con cui ho già collaborato in passato e che, se non ricordo male, è quella delle cuffie Ace Fast, quelle particolarissime cuffie trasparenti, e dovrebbe avermi mandato, eccolo qua, infatti non mi ero sbagliato, mi ha mandato il supporto per auto e ne sono veramente contento di questo supporto per auto perché, se non ricordo male, dovrebbe essere adatto per gli iPhone di ultimo modello, quindi con attacco con MagSafe. E siccome io ho, diciamo, di backup un iPhone 13 mini, questo supportino tutto sommato mi farebbe molto comodo se funziona correttamente. Vediamo all'interno cosa c'è, andiamo a effettuare bene l'apertura di tutto, tiriamo fuori dalle scatole tutto quanto. Allora, vediamo qua all'interno cosa c'è. Quindi questo sicuramente è quello che va fissato al cruscotto, o meglio ancora al vetro. Vediamo se terrà anche il cruscotto, sicuramente vi metto qualche immagine di lui mentre lo sto utilizzando. Qua abbiamo il pad, che quindi questo secondo me funzionerà con il MagSafe, e qui abbiamo il supporto, anzi questo dovrebbe essere per il MagSafe, quello lì sinceramente non ho capito bene a cosa possa servire. Allora, questo sicuramente va messo così. Andiamo a effettuare il fissaggio. Ok. E questo... Ah no, adesso ho capito. Forse questo, anzi sicuramente questo è per le bocchette dell'aria, quindi. Mentre questo dovrebbe poter funzionare invece, se lo mettiamo da su quell'altro, su questo qua, dovrebbe poter funzionare invece sul vetro, come vi dicevo prima. Quindi avete molto bene, bello, brava Ace Fast. Quindi avete sia il, diciamo, supporto per le bocchette oppure il supporto per il vetro. A me fa comodo perché sul vetro ne ho già uno, quindi penso che utilizzerò quello delle bocchette se la mia Honda lo accetta di buon grado. E qua abbiamo eventualmente anche gli stick di ricambio se vogliamo attaccarlo ad altre cose. A questo punto mi rimane solo da capire esattamente a cosa poteva servire questo. Sapete che non lo so. Probabilmente è un pad di ricambio, dovrei capirlo, ma credo quasi di sì. Andiamo a vedere se accetta il MagSafe, se come funziona. Andiamo a prendere, eccolo qua, il mio iPhone mini, togliamo questa cover che non è tanto compatibile con il MagSafe. Eccolo qua, sì, direi che lo accetta e vedete come sta appeso. iPhone 13 senza tante complicazioni, senza tanti incastri. Ma insomma vi aggiungo qualche foto e qualche video di mentre lo sto utilizzando. Allora, come al solito, vado a tenere per ultimo quello che ritengo in assoluto il pacchetto più interessante per me, ed è un telefono. Dovrebbe essere proprio un telefono. Un telefono che torniamo a quindi a parlare di prodotti rugged, ovvero super resistenti, che hanno un interesse relativamente basso, vedo, per voi, ma comunque c'è un po' di interesse, ogni tanto me li chiedete, e in particolare volevo provare questo prodotto perché questo Doggy è praticamente il top dei top tra i prodotti rugged. Dico così, potrebbe esserci anche qualcosetta di migliore, magari soprattutto con un software migliore, mi riferisco a Nokia e simili, però lui ha delle specifiche veramente super, tra cui un display AMOLED, tra cui un processore Dimensity, il 5G e anche, se non ricordo male, un display posteriore. Pensate che è un 8 256 GB, me ne sto accorgendo in questo momento finché lo sto aprendo. Qua abbiamo una particolarissima spatolina che non ho idea di cosa serva.
lo appoggiamo qua, abbiamo il caricatore, vediamo da quanto esce, se è scritto. Tra l'altro caricatore, guardate, già Type-C, ottimo davvero, è scritto qua dietro, andiamo a togliere la pellicolina per capire a quanto carica, sono curioso. Complimenti comunque per la confezione, per come viene tutto inscatolato. D'altro canto stiamo parlando di un prodotto che ha anche il suo costo, non è proprio super economico. Ben 33 watt, non so se riuscirete a leggerlo dalla ripresa superiore, comunque vi assicuro che sono 33 watt. Qui abbiamo da Type-C a USB classica, quindi eventualmente se vi serve per collegare una chiavetta, e il suo cavetto di caricatore con ovviamente doppio Type-C. Andiamo a vedere però il prodotto vero e proprio, che ovviamente come tutti i telefoni rugged è abbastanza spesso, abbastanza grossetto, e qui abbiamo anche una pellicolina di ricambio, vediamo se riesco a estrarla, sì, quindi c'è già una pellicola di ricambio oltre a quella già applicata e poi i soliti manualini. Comunque complimenti a Doggy per come ha fatto questa confezione. Allora, andiamo a togliere la pellicola da qua e vedete che qua già la pellicola era specifica, oddio non ha attaccato proprio benissimo, comunque era una pellicola specifica perché qui abbiamo un secondo display. Vedete che in realtà sono già riportate che cosa sono, abbiamo il praticamente il flash, infrarossi anche, camera principale, ultra wide, camera per la visione notturna, pulsante per, diciamo, dedicato a quello che può essere tutta una serie di cose, volume e pulsante per accensione e spegnimento con sensore integrato. Qui già vi dico un primo aspetto super interessante, il fatto che ci sia un solo pulsante su questo lato con il sensore integrato. Di solito nei rugged ne mettono uno dedicato a accensione e spegnimento e poi quello per lo sblocco. Qui è tutto insieme, quindi si fa molta meno confusione nel premere i pulsanti. Bello anche questa soluzione con accensione e spegnimento fatti tondi, a livello di design mi piace moltissimo. Guardate che particolare, anche la slot per la sede, per la memoria e per la SIM, che è fatto su questa curvatura, veramente ben riuscito. Molto belle anche le plastiche, bello e gommatino anche il retro, mi ricorda tantissimo i BlackBerry questo. Ed eccoci qua con il bellissimo display AMOLED, ragazzi, veramente bello. Mi sta piacendo tantissimo, ma c'è soprattutto questa back cover che vedete, ma veramente ricorda tantissimo i rugged, eccolo qua, guardate che bello il display secondario, fantastico. Io non ho mai provato un telefono con un display secondario messo lì, non so se possa essere utile, boh, proveremo. Comunque, insomma, niente, questi sono un po' tutti i pacchi che mi sono arrivati in quest'ultima settimana. Lui naturalmente farà parte della recensione di domenica prossima, credo. E questo è tutto, come vi dico sempre, se il video vi è piaciuto, lo sapete, un supporto grandissimo, potete darlo con un like, con l'iscrizione al canale e condividendo questo video. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo contenuto. Un saluto da Daniele Pintus.